Allora, siamo insieme a uno dei nuovi giunti della pallacanestro Caulagna. Come ti chiami? Osaman Enovacari. Ho giocato al Ducale Urbino e l'anno scorso in Serie D. Quest'anno sono qui. Per adesso bene, anche perché sono gli allenamenti ancora. Mi sono trovato bene con la squadra e di solito non c'è una persona che si trova male in un gruppo, insomma. Finché il gruppo è costruttivo, mi diverto e gioco bene, se no ho giocato l'anno scorso insieme a Marco Chiarucci e alias Merck e ci siamo divertiti in Urbino e quest'anno abbiamo deciso di venire qui alla Qualagna e provare un nuovo campionato. Poi conoscevo, un po' di giocatori li conosco qui alla Qualagna, anche non ci ho mai giocato insieme, ma contro molte volte. Conosco Catani, Lelli e chi altro? Morelli. Capro, vabbè, che era un compagno di classe, quindi lo conoscevo anche il fratello e questo, insomma. Dopo tutti gli altri sono nuovi compagni di squadra. A Qualagnesi venite a vedere le partite anche in trasferta, che ci dà gusto, e venite in tanti a vedere le partite e speriamo di divertirci quest'anno insieme alla Qualagna, Forza Qualagna. Allora, siamo con Marco Chiarucci, il capitano della squadra. Come vedi la squadra quest'anno, Marco? Allora, sono molto contento della squadra perché penso che al di là dell'aspetto tecnico, quest'anno siamo tutti ragazzi che possono dar tanto anche dal punto di vista umano, anche sia in allenamento sia fuori dal campo. Quindi penso che può nascere un bel rapporto tra tutti noi, ecco. Allora, no, sono stato sempre da Qualagna nelle giovanili e anche in prima squadra, a parte un'esperienza anconetana in promozione e un'esperienza in Dia Sant'Angelo, sempre con Tommy Capra, e un'esperienza l'anno scorso in Dia Urbino, e poi quest'anno sono tornato. Ecco. Allora, sono contento che facciamo la promozione di Ancona perché la federazione ci aveva proposto di fare una prima divisione qui a Pesaro. Campionato che noi abbiamo già fatto e già vinto 3 anni fa, quindi per me non avrebbe avuto senso. La maggior parte degli altri ragazzi era d'accordo, quindi abbiamo deciso di iscriverci nella promozione d'Ancona, che comunque è un campionato tosto, soprattutto dal punto di vista fisico, e quindi sarà dura soprattutto andare a giocare laggiù, però insomma siamo pronti e siamo fiduciosi di fare un buon campionato. Ai tifosi volevo dire che quest'anno si gioca il sabato pomeriggio alle 6. So che ci sono altre partite calcistiche, visto che quest'anno da Qualagna ci sono parecchie squadre, anche alcune nuove di calcio, tipo le Pole. Però volevo dire che saremo contenti se venite, insomma, perché abbiamo bisogno di voi, perché siamo una squadra giovane che quindi ha bisogno dell'entusiasmo anche dei tifosi per fare bene. Siamo insieme a Luca Giordano. Le esperienze dell'anno passato e queste del prossimo anno? Le esperienze dell'anno passato, diciamo che è stato un anno importante per tutta la squadra, soprattutto per i giovani, che sono cresciuti in tutto l'arco della stagione. E sinceramente alla fine della stagione, scusate la ripetizione, pensavamo di essere messi meglio in classifica, però tutto sommato è stato un buon anno e le prospettive per questa stagione, diciamo, sono le stesse dell'anno scorso, sperando di migliorarci sempre con un bel gruppo di giovani, con un bel gruppo compatto. Il gruppo c'è sempre stato, sia quello degli anni precedenti e sia questo che è stato portato in fase di costruzione e di completamento, penso, quest'anno con altri elementi. Per cui niente, siamo qui anno dopo anno, ci riproviamo ogni volta con il sudore, l'impegno, gli allenamenti, niente, tutto questo. Un complimento grande alla società, a Angelo Beligna, a Stefano Pecorini che nonostante ogni volta si presenti qualche difficoltà riescono sempre a superarle e niente altro, insomma.
un in bocca al lupo a tutto il gruppo, a tutta la squadra, al mister Capra che sta facendo un ottimo lavoro. Siamo qui, insomma, ecco, Basket Aqualagna per l'anno 2014-2015.